Hello everyone! Today, for the new stage of a portative organ tour, we will be in Broni. Let's go! Broni, the international city of vine and wine, nestled at the foot of the Oltrepò Pavese hills, on Via Postumia, today Via Emilia. At first glance, Broni might seem like a simple provincial town. In reality, it has a thousand-year history, as evidenced by the numerous Roman-era finds found in the area. Also, in the center, there is the minor Basilica of San Pietro, of ancient origins, the first building even from the 3rd century. Today, its interiors are one of the best examples of the Baroque of northern Italy. The organ is a Serassi, absolutely worth a visit. In the church of Santa Marta, there is a beautiful Lingiardi. From the chapel of San Contardo, patron saint of the city, it is possible to admire the entire Po Valley. In the 19th century, Broni had a flourishing period, so much so that it was nicknamed King of the Villages, thanks also to a source of sulfurous waters, which was the destination of many tourists. Evidence of this period are the villas and palaces in Liberty style that still remain intact today. This is the town hall where I will play in the council chamber. Meno male che ho fatto salire l'organo dall'ascensore. Christian Troni, city councillor, welcomed me in this beautiful room, frescoed in the 19th century, with representations of the arts and Ceres and Cybele. The acoustics are also not bad, and with a beautiful view of the basilica and the main square. At first, I thought I was playing something from the Romantic period, but then I opted for a more cerebral Bach fugue. Now we cannot miss the conclusion with typical food and wine. Allora, vi faccio assaggiare il Pino Nero 2018 dell'azienda di Monte Calvo Versiggia, Pino Nero che fa solo acciaio, quindi un Pino Nero delicato con ancora una buona acidità che si accompagna bene al piatto che stai mangiando. Perfetto. Oh, perfetto. Ottimo. Prego. Grazie. Grazie. Degustazione di formaggi di capro del Boscasso, la crosta fiorita al carbone vegetale, la crosta fiorita bianca e il blu di capra raffinato nel passito di Malvasia di Bisi. Com'è questo formaggio di capra? È buonissimo ma fortissimo. Il Roquefort è un dolcetto a confronto. Buono. Se vi è piaciuta questa tappa del tour, iscrivetevi al canale e lasciate un like per non perdere la prossima. Ciao! Guarda. Oh, bello, cos'è? Annusa. Buonissimo. È lavanda? È la lavanda che viene colta sul monte di San Contardo a Broni e poi viene venduta il giorno della festa del paese. E quindi, siccome c'era la festa del paese, l'ho comprata. Buonissima.